La danza sembra quindi un'arte senza logos, un'arte senza pensiero, senza cultura, senza essenza. Ecco, siccome non è assolutamente così, io ho creduto di non limitarmi semplicemente a riproporre un certo tipo di repertorio, chiamare gli artisti e le compagnie, diciamo, ecco, più prestigiose. Questo io me lo auguro, insomma, adesso vedremo, ma la cosa più importante è quella di recuperare il discorso culturale della danza e far capire che la danza è una forma di espressione linguistica e culturale di primissima importanza. Certo, non grafocentrica, non basata sulla scrittura, è una scrittura di tipo spaziale, visuale, ma è una forma di scrittura, è un linguaggio, ha dei linguaggi, come la danza contemporanea, come la neoclassica, come la classica, come la folcloristica, ha dei suoi linguaggi, e per conseguenza ha anche dei suoi contenuti poetici. Cioè non è semplicemente qualcosa di legato a un aspetto, ecco, che evanescente, che si vede e poi scompare. È semplicemente un'arte che rivela il carattere esistenziale di tutta l'arte. Perché l'arte è questo, l'arte è qualcosa che si vive nel momento in cui si media, nel momento in cui c'è qualcuno che te la dà e qualcuno che la riceve. È così, non può che essere così. Ma la cultura prevalente, ripeto, la cultura illuministica e poi romantica successivamente, ha decretato esattamente l'opposto. So, per esempio Hegel sostiene che l'arte è la rivelazione della verità. È chiaro che un'arte che vive del proprio carattere effimero non può, cioè che vive della propria rappresentatività come la danza, non può soddisfare a questo principio. Io credo che la ragione principale sia questa. Esistono tante altre ragioni, naturalmente. Ma la ragione principale, secondo me, è questa, è di carattere proprio culturale. Noi siamo legati ad una cultura grafocentrica, per cui l'arte, se non è basata su di un testo, un linguaggio, qualcosa che resta e che permane, non ha consistenza culturale ed estetica. Ecco, io spero che con questi incontri preliminari, a cui la professoressa Vaccarino verrà invitata nuovamente, io spero che sarà ancora qui con noi, ecco, vorrei appunto focalizzare questo aspetto, cioè che la danza ha dei suoi linguaggi, ha una sua, non semplicemente insomma, ecco, delle grammatiche, ha un suo linguaggio e ha una sua letteratura. E quindi valorizzare il discorso della danza come cultura a partire dai suoi linguaggi, dai suoi ambiti. Può sembrare forse un discorso un po' scolastico, però io penso che sia ancora utile. Perché in epoche di grande confusione ritornare all'ABC, ritornare a capirsi bene sui termini può essere sempre di grande aiuto. Grazie. Ringraziando Silvio per questa appassionatissima introduzione, resistendo alla tentazione di interloquire sui temi proposti che stanno facendo cerchi nell'acqua. Invece passo la parola al collega Fabrizio De Rio, che presso la nostra facoltà insegna comunicazione teatrale, al quale il compito graditissimo di introdurre e parlare della nostra relatrice, che è, possiamo dire, tra le principali, se non la principale storica della danza contemporanea in Italia, nonché impegnata pubblicista, nonché docente, nonché danzatrice, nonché dei puntini lunghissimi, e quindi passo la parola a Fabrizio. Hai già detto? No, non ho detto niente. Compito che mi assumo molto volentieri, non prima però di aver detto due brevissime cose, e cioè che mi associo con quanto chi mi ha preceduto ha detto a proposito delle sinergie che è necessario sviluppare tra le istituzioni, tra le associazioni culturali, quindi e l'università, e noi qui stiamo mettendo in pratica con una prima prova che mi auguro sia di buon auspicio e possa preludere a future e, perché no, anche più organiche collaborazioni. E seconda velocissima considerazione, che in qualche modo mi spetta, essendo il docente di comunicazione teatrale, cioè di quell'ambito disciplinare in cui in ambito universitario più facilmente la danza trova posto, ma facilmente è una parola grossa, perché lo spazio della danza in ambito accademico attualmente, e per alcune delle ragioni evocate da Silvio, è sottostimata decisamente rispetto all'importanza che il linguaggio coreutico ai suoi vari livelli
decisamente ha. E anche per questo mi auguro che le cose possano cambiare. Presentare Elisa Guzzo Vaccarino è semplicissimo, perché senza tema di smentita bisogna cominciare col dire che è tra le massime esperte di danza che abbiamo oggi in Italia. Appunto, giornalista, critico, pubblicista, autore di ormai una decina di volumi, ci siamo? Alcuni. Li ho qui con me, docente, ha insegnato e insegna sia presso università che presso scuole alla Scala di Milano, per fare soltanto un esempio, cura rassegne, cataloghi, mostre, è curatrice della Mediateca del MART, che è un museo di arte contemporanea che ha una sezione dedicata alla danza, che questa è una delle esperienze più interessanti che abbiamo, di documentazione della danza, che è un altro aspetto sul quale bisogna probabilmente, a mio parere, insistere per sviluppare la disciplina. E è ancora programmato per anni una programmazione televisiva, per esempio, dedicata alla danza, è critico di balletto, e insomma, dove c'è la danza e la danza contemporanea, ahi voi, c'è Elisa Guzzo Vaccarino che ci aiuta a capirla. Sta preparando non meno di due o tre cose, un libro sul tango, una cosa che io personalmente attendo con grande curiosità, e cioè un volume sulla danza globalizzata di fusione, che mi sembra uno degli argomenti più vivi che si possano immaginare rispetto, appunto, ai linguaggi artistici della contemporaneità. Detto questo, e vi assicuro non ho detto tutto quello che c'era da dire, mi fermo e do la parola al nostro ospite.